Silvi Lubamba. Ciao Silvi, come stai? Buonasera a tutti i radioascoltatori. Come mai che stia? Sono sempre in giro, sono sempre sotto pressione, ma non demordo, non mollo, nonostante la fiacchezza, la stanchezza e gli ultimi impegni, insomma, è un periodo pregno di impegni. Ti abbiamo visto da Barbara, sì, no? Sì, sì, a parte Barbara, insomma, continuo a fare delle promozioni, l'ultima contro il razzismo in TV. Ne abbiamo visto al Duomo sì, a Milano. Completamente dipinta di bianco, ma io, ecco, colgo l'occasione. Come si chiama la radio? ICN New York. ICN New York, per dire che gli italiani non sono razzisti. Io non sono andata da Barbara D'Urso per fare del vittimismo, ma semplicemente per invitare i salotti televisivi a chiamare anche gente della mia carnagione quando si dibatte di razzismo. Ecco, almeno qua l'ho potuto dire in maniera completa, perché lì a spizzichi e bocconi sono riuscita, però sempre un pochino, vengo anche intravisata qualche volta, però l'italiano è intelligente e nonostante la confusione e i vari attacchi hanno capito quello che volevo comunicare. Silvia, dove ti rivedremo prossimamente e soprattutto da Chiambretti ci andrai? Ah, non lo so, io aspetto che mi inviti, anche perché è qualche anno che non ci vediamo, però sono fiduciosa, magari mi inviterai e faremo un revival dei nostri 5 anni in cui abbiamo lavorato insieme ed è stato un periodo veramente incredibile e indescrivibile. Chiambretti, come fai a fare a meno di Silvi? Dai, su, come mi raccomando. Fai a fare a meno di me? La vogliamo vedere, io e tutti i miei ascoltatori e tutto il popolo americano, che è molto superiore numericamente a quello italiano, vogliamo vedere Silvi Lubamba da te. Mi raccomando, ti facciamo fare un picco di share oltre il 40%, altro che Sanremo. Lo sa già, lo sa già. Grazie Silvi e ti auguro una buona serata. Appuntamento a Sanremo con Cesare Deserto e Silvi Lubamba. Mi raccomando, continuate a seguirci. Ciao.